Allora, nel nucleo familiare siamo in due. Non sapevo più o meno cosa fosse, mi sono informata, sapevo che ti davano dei soldi, però era comunque collegato al lavoro. Il reddito di cittadinanza dura 18 mesi e questa domanda può essere rinnovata. In tutto 36 mesi di reddito di cittadinanza, durante i quali, oltre al sostegno economico, dai centri per l'impiego dovrebbero arrivare offerte di lavoro. E così le fate? Il concetto delle convocazioni è la parte, se vogliamo, più ostica. Il lavoro non è semplice, non è semplice. Anche qui, come per qualsiasi servizio pubblico, la gamma è molto ampia. C'è il cittadino che chiede informazioni, e poi c'è tutta la parte di persone che magari non sono più reperibili, ad oggi, e queste sono persone che non sono ancora state intercettate. Io non lavoro dal 2009, io percepisco reddito di cittadinanza dal 2019. Prima di prendere il reddito di cittadinanza ho svolto corsi di informatica, di inglese e di HCCP. Progetto PUCO l'ho cominciato dal 2020. Aiuto i bambini a attraversare la strada insieme ai genitori. Un'ora la mattina e un'ora al pomeriggio. Come beneficiario del reddito di cittadinanza, il cittadino ha l'onere di assolvere appunto alle politiche utili alla comunità, che è l'acronimo di PUC. Non è più come prima che l'utente, il disoccupato, aspettava che il centro per l'impiego lo chiamasse. L'utente, il disoccupato, deve mettersi in moto e cercare il lavoro. Non sai come muoverti, perché io comunque penso di aver fatto quasi tutto per cercare di trovare un lavoro che va bene per me, però poi alla fine non è venuto fuori niente. Noi che facciamo incontro domanda offerta, non è facile poter proporre queste persone che hanno una professionalità basica, perché comunque è importante che queste persone capiscano che una volta finito l'ammortizzatore sociale possano avere una possibilità. La risposta che ci danno, non dico tutti, ma una grandissima percentuale, è questa. Io ho fatto richiesta del reddito di cittadinanza, ma non lo voglio, preferisco un lavoro. Quindi la politica attiva del lavoro deve essere spiegata per quello che è, non dando false illusioni alle persone. Le persone che abbiamo incontrato fino adesso, molte non hanno ancora trovato un impiego, nonostante il reddito di cittadinanza. Cosa andrebbe fatto per migliorare l'efficacia del reddito di cittadinanza e dei centri per l'impiego nel ricollocare nel mondo del lavoro? Probabilmente un sistema più integrato di comunicazioni può essere molto utile. Aiutare anche le amministrazioni e i tecnici dentro le macchine comunali, dentro le amministrazioni comunali, a conoscere di più lo strumento, andare a costruire a questo punto una sorta di rete e di scambio rispetto agli altri comuni per capire dove andare a creare effettivamente delle postazioni PUC per permettere, ripeto, all'ente di soddisfare un proprio bisogno, ma soprattutto alla persona di avere un percorso positivo di reinserimento.